Eccoci qua. Allora, questa sessione è un approfondimento invece su Event Driven Ansible. Parleremo appunto di come portare un approccio Event Driven nelle nostre organizzazioni, quindi nell'automazione. Io sono Gianni Salinetti, Senior Account Solution Architect. Io sono Valentino Berti, Specialist Solution Architect. E sono Alessandro Rossi, Senior Specialist Solution Architect per Red Hat. Intanto benvenuti a tutti e nella sessione di oggi andremo ad approfondire, appunto, come diceva Gianni, un tema che abbiamo toccato già durante la sessione di questa mattina, che è Event Driven Automation. Per andare a parlare di Event Driven Automation è bene portare un paio di esempi. Pensando al monitoraggio, pensando a problemi di sicurezza, dobbiamo iniziare a valutare la situazione con un approccio diverso, è un approccio diverso all'automazione. Prendiamo ad esempio nella gestione di outage di sicurezza o di eventi di monitoraggio. Oggi cosa succede? La piattaforma di monitoraggio, la piattaforma di sicurezza rileva un problema. Questo problema in realtà potrebbe, in base alle capacità della piattaforma che lo rileva, andare a, ad esempio, aprire un ticket. Questo dà il via a una serie di azioni più o meno automatizzate che coinvolgono più o meno gruppi che poi vanno in una maniera o nell'altra andare a risolvere il problema. Come cambia l'approccio? L'approccio cambia in quanto l'evento che ha scaturito la problematica è esso stesso, diciamo, la base da cui partire e generare delle condizioni, andare a valutare delle condizioni che saranno poi la base per la risoluzione del problema stesso. Vedremo appunto durante la sessione tutti i componenti che andranno a formare tutta la parte di automazione basata su eventi e quindi andare a vedere come effettivamente queste si conciliano tra di loro. Gli eventi, per esempio, possono essere presi da un topic Kafka, da un alert manager, da un pooling di un URL o anche dalla creazione, update o cancellazione di risorse in OpenShift. Event Driven riceve questi eventi, li processa e in base a una condizione da noi chiaramente inserita andrà a effettuare un'operazione che si traduce in andrà a eseguire un Ansible job presente in Ansible Automation Platform. E capiamo che una volta che arriviamo a Ansible possiamo effettuare tutte le operazioni di cui abbiamo bisogno sia sulla nostra infrastruttura sia a livello applicativo. La soluzione che vi raccontiamo oggi, appunto, di Event Driven Ansible è parte integrante della sottoscrizione Ansible Automation Platform. Quindi un'unica sottoscrizione, tutti i componenti integrati in una singola sottoscrizione senza ovviamente costi nascosti e all'interno di essa vi sono ovviamente moltissime feature. Ovviamente Event Driven Ansible di cui parliamo oggi, ovviamente l'Automation Controller, quello che è l'evoluzione dell'Ansible Tower che conoscevamo con molte nuove feature come gli Execution Environment e l'Automation Mesh, la componente di gestione delle Ansible Collection, quindi collection di automazioni, moduli, plugin, eccetera, certificati da Red Hat o dai partner, che sono poi gestiti all'interno dell'Automation Hub, che è un servizio di hosting delle collection che può essere sia on-prem che in cloud. Oltre a ciò abbiamo una serie di strumenti per gli sviluppatori, quindi Ansible Builder e l'Ansible Navigator, parliamo di sviluppatori di automazioni, e ovviamente anche i plugin di integrazione con Visual Studio Code, quindi con i nostri IDE, appunto ad esempio in Visual Studio Code abbiamo visto stamane l'integrazione dell'Ansible plugin che ci porta anche Ansible Lightspeed, quindi il supporto di una AI generativa basata su IBM Watson Code Assistant che ci permette quindi di velocizzare il processo di implementazione delle automazioni. Perché non deployare Ansible anche in OpenShift? Quindi abbiamo l'Ansible Platform Operator, ci permette di quindi connettere i nostri cluster OpenShift a installazioni on-prem o in cloud di Ansible Automation Platform o addirittura anche di deployare sui nostri cluster OpenShift Ansible Automation Platform. E infine chiudiamo con la componente di Insights e Analytics, quindi tramite gli Automation Insights, Automation Analytics e Red Hat Insights possiamo monitorare le automazioni che eseguiamo,
fare anche analisi predittiva e capire quale sarà il costo totale dell'esecuzione appunto di task automatizzati o non automatizzati e comprendere anche l'eventuale ritorno di investimento. Il tutto in un'unica sola sottoscrizione. Grazie Gianni. Entriamo adesso un po' più nel vivo di quelli che sono i componenti che poi andremo a vedere durante la sessione e che mostreremo anche in azione durante la demo. Diciamo che tutto parte da tre macro blocchi. Abbiamo una sorgente di eventi, ovviamente l'evento dobbiamo andarlo a recepire da qualche parte oppure andarlo a reperire attraverso un sistema di messaggistica, un webhook o una piattaforma stessa che ci metta a disposizione alcune informazioni. E queste saranno, vedremo dopo, le sorgenti di eventi. Ovviamente una volta entrato l'evento dovrà essere analizzato, quindi come possiamo fare automazione senza sapere cosa effettivamente dobbiamo andare a fare? Nella volta che è arrivato l'evento passiamo nella seconda fase, ossia la fase della valutazione delle condizioni. Quindi l'evento entra a far parte di una sorta di workflow di controlli che, su un motore di business rules che è chiamato Drules, di cui Mario Fusco, un nostro collega, è principale maintainer, e sulla base di queste condizioni vengono poi gestite tutta la parte che viene passata al terzo blocco. Quindi vado a fare delle valutazioni. Possono essere delle condizioni fisse oppure basate sull'esperienza oppure su particolari parametri o particolari valori. E poi c'è la terza fase che è quella delle azioni, quella che conosciamo tutti, quindi l'esecuzione dei job di automazione in Ansible Automation Platform con le modalità che già conosciamo. La cosa bella della modularità di questo, diciamo, di questa tecnologia è che di fatto ci permette di andare a lavorare con sorgenti eterogenee, indifferentemente dal vendor, se è una soluzione custom, e soprattutto non è un problema andare a gestire l'integrazione con diversi sistemi anche di terze parti. Esatto Ale, infatti gli use case sono innumerevoli, pensiamo al networking, pensiamo all'infrastruttura, on-prem, on-cloud non ci interessa, ai device edge, molto importante, e anche alle nostre applicazioni. Per la security, per esempio, con Ansible Event Driven, abbiamo la capacità di, una volta ricevuto l'evento relativo a un problema, aprire un ticket in automatico su ServiceNow, per esempio, effettuare un auto-remediation e chiudere l'incidente se e solo se la remediation ha avuto successo. Questo non è il futuro, questo c'è già oggi, è già possibile. Quindi veramente molto, ma molto importante. Ok, iniziamo a entrare nel vivo dell'architettura. Quindi cominciamo a capire quali sono i building block di Event Driven Ansible. Possiamo distinguere tre principali building block, ovvero le sorgenti, i sources, le regole, i rules e le actions. Quindi le sources saranno appunto le sorgenti che produrranno i nostri eventi. Event Driven Ansible, come appunto dicevamo adesso, ci mette a disposizione già tutta una serie di source plugin, dopo ne vedremo alcuni più nel dettaglio, anche nelle demo, e questi source plugin anche contemporaneamente possono essere utilizzati all'interno di un rulebook, che immaginiamolo come un playbook, sempre un file YAML, però orientato ad un approccio a eventi. Quindi possiamo definire più sources che produrranno degli stream di eventi. Questi stream di eventi verranno poi elaborati tramite delle rules. Quindi andremo a definire una o più rules aggregabili insieme in blocchi definiti rule set, e queste rule quindi valuteranno delle condizioni sulla base degli eventi in entrata. E infine, sulla base appunto delle condizioni valutate tramite il rule engine basato su rules che dicevamo prima, avremo delle actions. Le action potranno essere esecuzioni di job o workflow job template su Ansible Automation Platform, potranno essere la creazione di Ansible Fact o, perché no, anche la creazione di ulteriori eventi da passare ad ulteriori rule set.
E andremo un attimo a vedere appunto riguardo le source di cui parlava Gianni. Vogliamo aprire una piccola parentesi, queste sono le sorgenti, quello che vedete adesso è una fotografia di quello che è disponibile al momento. Questa fotografia era diversa già 2 mesi fa e sarà diversa tra 2 mesi, che di fatto, come dicevamo prima, l'integrazione con vendor di terze parti e con partner è qualcosa che sta prendendo moltissimo piede su questa tecnologia, proprio perché per le grandi possibilità che permette di, diciamo, tutti gli obiettivi che permette di raggiungere, e soprattutto abbiamo la possibilità di andare a distinguere 3 tipologie di plugin. Un tipo di plugin, di cui alcuni ne vedremo dopo nelle demo, direttamente sviluppati e supportati da Red Hat, altri che sono gestiti e supportati e creati dai nostri partner e vendor di terze parti, e poi ovviamente c'è una fetta sempre crescente di plugin community che sono di fatto disponibili all'interno di repository GitHub piuttosto che pacchettizzati in qualche modo per poter essere già disponibili ed utilizzabili all'interno della piattaforma. Ultima piccola nota è che ovviamente, diciamo, se andrete a vedere un pochino più nel dettaglio, la creazione di una sorgente custom, magari per il sistema che state utilizzando nella vostra azienda o per qualsiasi altro motivo, potrete andare a crearli voi stessi. Quindi potrete potenzialmente estendere con una minima conoscenza di codice quelle che sono le possibili interazioni anche con sorgenti che non sono standard. Allora, andiamo a guardare come è fatto un rulebook. Primo colpo d'occhio, semplice, si legge, YAML, sezione in alto, il tipo di plugin che vogliamo utilizzare. È qua per capirci dove, se vogliamo usare Kafka, utilizzeremo Kafka, Alert Manager. In questo caso un semplicissimo watchdog. Siamo in watch su una directory. E abbiamo 2 eventi che possiamo andare a controllare, ma perché li abbiamo deciso noi. Se vengono cambiati i permessi di questa directory, allora verrà eseguito un job template chiamato Folder Permission Restore in Ansible Automation Platform. Altrimenti, se verranno modificati i permessi di un file, verrà eseguito un job template chiamato File Permission Restore, entrambi facenti parte dell'organizzazione Infrastructure. Qua il messaggio è semplicità. Niente script ad hoc mantenuti da chissà chi. Semplice ed è, ripeto, già fattibile oggi. Grazie Vale. Quindi, a proposito di semplicità, abbiamo provato a immaginare anche dei semplici use case per iniziare a sperimentare con i vendriven Ansible. Quindi, il primo, sicuramente uno dei più interessanti, è quello di integrazione nell'ambito ITSM, quindi Service Desk. Quindi, ad esempio, integrazione con servizi come ServiceNow, quindi con la possibilità di automatizzare la creazione e la chiusura degli incident e l'esecuzione di azioni dinamicamente, con la possibilità di estendere questa adoption anche su network e security appliance fino all'edge. Poi abbiamo, e questo rientra anche nella prima categoria, l'ambito della remediation, quindi andare a usare i vendriven Ansible per gestire tutti quei casi di configuration drift, oppure problemi di performance o di servizi sui nostri ambienti. Un esempio semplice che vedremo dopo in una demo è un classico, ovvero il riempimento di un file system. Posso scatenare delle azioni automaticamente. E infine, nell'ambito anche di user management, possiamo sfruttare i vendriven Ansible per gestire dinamicamente dei problemi di login o per assegnare dinamicamente su richiesta magari delle autorizzazioni a utenti o gruppi, quindi assegnare eventuali ruoli, quindi facendo dei binding di ruoli a utenti temporaneamente sulla base di determinati eventi. Questi sono ovviamente gli use case semplici per iniziare. Poi lo step successivo è lavorare anche con noi, con i nostri servizi professionali, per andare a individuare nel dettaglio delle nostre organizzazioni, delle nostre aziende, quelle che sono le esigenze vere su cui vale veramente la pena fare una sperimentazione e poi ovviamente anche un adoption.
E parlando di use case, diciamo, il primo use case che andremo a vedere all'atto pratico è quello di una rimediazione di un'infrastruttura. Lo scenario è uno scenario che comprende l'utilizzo di due sorgenti diverse, una sorgente che riceverà dei webhook e una sorgente che si integrerà col servizio Red Hat Insights, con cui andremo a gestire tutta la parte di analisi proattiva della macchina virtuale che andremo a creare e tutta la parte di remediation. Vedendo un po' più nel dettaglio il flusso, andremo a creare una macchina virtuale su OCP Virtualization, quindi su OpenShift Virtualization, non è assolutamente un prerequisito, potrebbe essere KVM piuttosto che un cloud provider, non è assolutamente un prerequisito. La parte di creazione all'interno di OpenShift Virtualization avrà una parte di iniziale configurazione fatta con CloudInit, il cui ultimo step è proprio una chiamata REST verso il webhook che stiamo esponendo all'interno del controller che utilizzeremo per l'automazione, e questo darà adito a una nuova fase, che è quella di configurazione vera e propria. Quindi la registrazione della macchina virtuale sui sistemi Red Hat attaccando le subscription e la registrazione della macchina virtuale su Red Hat Insights, che a sua volta eseguirà la sua analisi e manderà una notifica al servizio di integrazione che sta girando all'interno dell'automation platform per andare a eseguire tutti gli step di remediation che serviranno. Vedendola nel dettaglio, abbiamo registrato un piccolo video perché ovviamente era abbastanza lunga come processo, tutto nasce dalla creazione di una macchina virtuale, creazione fatta con Ansible Automation Platform, con quello che vedrete una specie di form simile alla scelta di un'istanza su un cloud provider. Quindi andiamo a configurare alcuni parametri e andremo a scaturire quella che è la parte di creazione. La parte di creazione comprenderà due parti: la prima, che è la creazione dell'istanza vera e propria, e poi una parte di configurazione del monitoraggio che useremo dopo nello use case che andremo ad eseguire più tardi. In questa fase si sta connettendo ad OpenShift e in poco tempo troveremo all'interno della nostra piattaforma la macchina virtuale in fase di creazione. Come dicevo, la fase di creazione può metterci più o meno tempo in base a quante operazioni andrete ad eseguire, ma di fatto è tutta eseguita attraverso CloudInit, quindi tutti i vari step, configurazione utenze, installazione pacchetti, viene gestita tramite CloudInit nativamente. L'ultimo step che sta per avvenire è quello della chiamata verso un webhook. Webhook che viene esposto dal servizio di Event Driven Ansible, che è continuamente in ascolto su una porta che può essere configurata, e in questo momento l'evento è appena entrato. Quindi abbiamo appena ricevuto una chiamata webhook, che come vedete è avvenuta con successo, e all'interno troviamo di fatto qual è l'evento che ha scatenato l'azione. Abbiamo una sorgente che abbiamo customizzato e il nome dell'istanza su cui andremo a lavorare. Ovviamente questo ha dato vita a un'azione. Avevamo detto che il primo step della nostra dimostrazione sarebbe stata la configurazione della VM. Quindi stiamo registrando la macchina virtuale sui servizi Red Hat, abbiamo agganciato una sottoscrizione e andiamo a configurare anche tutta la parte di export delle metriche che ci serviranno appunto per la parte di gestione dello spazio disco. L'ultimo step, che è quello che poi darà il via alla parte di remediation vera e propria, è l'integrazione con Insights. Ossia, alla fine della configurazione di Insights viene fatto un report, viene inviato al servizio SaaS di Red Hat, viene fatta un'analisi di questo report che nel nostro caso andrà a rilevare alcune inconsistenze per quanto riguarda soprattutto la parte di sicurezza. Quindi ci saranno delle CV da andare a rimediare, e in questo momento, come vedete, è appena partito il job che è scaturito dalla notifica proveniente da Insights. Questa notifica conteneva tutte le informazioni sulle remediation disponibili e in questo momento sta creando quella che è la lista di tutte le CV da rimediare, e sempre sfruttando il servizio di Red Hat Insights di generazione dei playbook, creerà anche i playbook che verranno poi importati all'interno di Automation Platform in un workflow che prevederà anche una fase di approvazione. Non è detto che tutte le modifiche, soprattutto quelle che richiedono riavvio, debbano essere eseguite automaticamente. Quindi in questo momento è appena partita la notifica di approvazione, perché nel nostro caso la maggior parte delle patch richiedevano un reboot, e quindi in questo momento, approvandola, siamo entrati nella fase finale, ossia la fase di remediation, quella che di fatto questi step avrebbero magari coinvolto
potenzialmente un ticket, l'apertura di un ticket, l'analisi di un ticket, la chiusura di un ticket e poi effettivamente l'azione. In questo momento stiamo andando a finire il processo di patching e il vero ultimo step sarà andare a controllare all'interno della console di Red Hat, quindi all'interno di Red Hat Insights, se effettivamente abbiamo fatto qualcosa di valido. All'interno dei nostri inventory c'è la nostra macchina, quello che ci aspettiamo, che quello che succede è effettivamente che alcune patch sono ancora disponibili, bug fix e enhancement, ma per quanto riguarda la parte di vulnerabilità, che era il nostro focus, come vedete, tutte le remediation sono state applicate con successo. Perfetto, quindi abbiamo la nostra macchina virtuale creata da Ale, funziona benissimo, la stiamo utilizzando, si riempie il file system. Grazie a Eda, come avete già capito, possiamo effettuare un auto-remediation e, come in questo caso, andremo prima a creare un incident su ServiceNow, andremo a effettuare l'auto-remediation, che in questo caso banalmente implica lo svuotamento del file system, e poi andremo a chiudere l'incident se e solo se la remediation avrà avuto successo. E questo è lo schema, quindi file system, prendiamo l'alert dall'alert manager, EDA, apertura incident, remediation, chiusura incident. Partiamo sempre dalla nostra macchina virtuale, anche qui siamo ancora su OpenShift Virtualization, ma come diceva Ale, può essere messo in running ovunque praticamente. E non abbiamo incident aperti su ServiceNow. Perfetto. Qua per confermare che la nostra macchina virtuale sta effettivamente esportando delle metriche e non abbiamo alert, perché, come andremo a vedere, il file system in questione attualmente ha un utilizzo dell'1%. Abbiamo chiamato il file system My File System, perché la fantasia non ha confini. Adesso andiamo a, in maniera artificiale, con fallocate, a riempire questo file system, confermando, avendo la conferma del sistema operativo che il file system è full. L'alert preconfigurata per avere conferma che il nostro file system appunto sia pieno. Chiaramente il messaggio, come potete vedere, è tutto custom. E qua abbiamo EDA, che è già in running configurato per ricevere eventi dalla Learning Manager, che sta già lavorando dietro alle quinte. Qua, come possiamo vedere, l'utilizzo è al 100%. Dietro le quinte EDA sta già effettuando le operazioni annunciate precedentemente. Quindi ha già chiamato dei Ansible Jobs in Automation Platform, il quale, come primo step, abbiamo detto, è l'apertura dell'incident verso ServiceNow. Qua vediamo la corretta esecuzione dell'Ansible Job. Andando sotto ServiceNow, andremo a vedere che nell'incident avremo i dettagli dell'incident. In questo caso, nome della macchina virtuale, il device, il tipo di file system e il device. A questo punto, sempre dietro le quinte, si sta portando avanti l'auto remediation. Ripeto, in questo caso molto semplice, Ansible entrerà nella macchina virtuale e andrà a svuotare il file system in questione. La remediation ha avuto successo. Andremo a vedere che l'alert non c'è più. Perché? Perché il file system tornerà all'1%, quindi nella condizione generale. Dentro ServiceNow abbiamo tracciato e risolto l'incident. E questo, per il discorso che si faceva prima, è anche molto importante per tutta la parte security. Grazie. Grazie Ale. Andiamo con il terzo e ultimo use case che vi volevamo raccontare. Allora, passiamo ad uno scenario un po' diverso. Passiamo allo scenario Edge, dove vedremo l'applicazione di logica event driven
per ambiti di monitoraggio e manutenzione di edge devices. Quindi immaginiamo uno scenario, per esempio manifatturiero, dove abbiamo dei device che sono agganciati a della sensoristica, che possono essere monitorati quindi tramite vari tipi di strumenti, ad esempio sensori che possono essere agganciati a Red Hat Device Edge, che è la distribuzione Red Hat pensata proprio per Edge Endpoint, per Edge Devices ed Edge Endpoint. Andiamo a passare quei messaggi prodotti, quegli eventi su Kafka, quindi su un topic Kafka in questo caso, e da lì i event-driven Ansible, quindi tramite un source plugin di tipo Kafka, andrà a consumare quegli eventi e scatenare quindi delle action. Vediamolo meglio nel dettaglio a livello di workflow. Nel nostro esempio abbiamo simulato, non c'è un motore remoto da qualche parte, lo abbiamo simulato, un motore, un classico motore DC in continua, che viene monitorato con dei sensori che ci portano dentro tre tipi di informazioni: la tensione di lavoro, il numero di giri medio, gli RPM, e infine l'offset vibration, ovvero un indicatore delle vibrazioni, dell'offset del motore, che può essere indice di una prossima rottura di quel motore. Quindi vogliamo andare a misurare proprio quelle. Quindi andiamo a produrre l'evento sul topic Kafka. Nel momento in cui viene individuato un valore di offset vibration sopra una determinata soglia, nel nostro caso l'abbiamo impostata ad un valore di 200 mm al secondo, andiamo a triggerare la regola con event driven Ansible. E la regola nel nostro caso farà due azioni in cascata: lo shutdown dell'engine per appunto metterlo in maintenance, e anche l'apertura di un ticket per richiedere appunto l'assistenza del nostro motore. Quindi iniziamo con la nostra demo. Partiamo da quello che è, diciamo, la componente centrale, no? Ovvero un cluster Kafka su cui abbiamo creato un topic denominato sensors, dove andremo a produrre i nostri eventi. Per il momento ancora non abbiamo, abbiamo già il nostro rulebook creato, la rulebook activation creata in Event Driven Ansible, non abbiamo ancora né eseguito job, vediamo, né tantomeno aperto nessun incident su ServiceNow. Quindi partiamo da una situazione anche qui pulita. Per prima cosa andremo a deployare un componente che abbiamo implementato per questa demo, che è appunto il simulatore, l'engine monitor, che va a simulare la produzione degli eventi, appunto simulando eventi che arrivano da un sensore. Andiamo a vedere nei due terminali che vediamo qua sotto sia i log dell'engine monitor sia gli eventi che vengono prodotti sul nostro topic Kafka. Vediamo appunto qui quella stringa JSON, RPM, volt e offset vibration. Ci aspetteremo che quando quell'offset vibration supererà la soglia definita appunto di 200, verrà scatenata un'azione sui event driven Ansible, solo e soltanto allora. Quindi la nostra regola andrà a valutare, nel nostro caso, soltanto quello. È un esempio molto semplice, potremmo fare cose più complesse. Ecco, abbiamo una soglia superata, 230, viene scatenato, quindi il rulebook viene attivato. Vediamo subito negli eventi del nostro rulebook il source plugin utilizzato, vedete, Kafka, Ansible da Kafka. Vediamo l'evento che ha prodotto l'attivazione, e quindi a questo punto possiamo anche andare ad osservare le action, che sono l'esecuzione di job template su appunto Ansible Automation Platform. Shutdown dell'engine, come dicevamo prima, e apertura di un ticket di un incident su ServiceNow. In questo caso passiamo anche a una description, quindi richiedendo un intervento di manutenzione remoto. Questo è un esempio appunto molto semplice di Edge Adoption, che però ci aiuta a capire come le possibilità di utilizzo di Event Driven Ansible siano veramente infinite. Allora, siamo in chiusura, un paio di informazioni. Tutto quello che avete visto oggi, tutto il materiale delle demo è disponibile su questo repo. Potete scansionare il QR code per accedere al repository, sono benvenuti fork, pull request e quant'altro, issue ovviamente. Vi invitiamo ad accedere anche alle nostre Global Learning Resources per
appunto approfondire il tema di Event Driven Ansible. Se volete parlarne, siamo giù, possiamo parlarne insieme subito o anche poi, e quindi iniziare a approfondire meglio questo tema. E quindi vi ringraziamo, grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie. Passiamo la palla ai nostri colleghi. Grazie. Grazie a tutti.